Il rapporto tra l'università e il mondo del fumetto è molto importante. Importante perché il fumetto si affranchi, soprattutto in Italia, del tutto da quei pregiudizi, da quei preconcetti che lo vedevano, ormai succede sempre meno, come una forma espressiva minore. Ma è importante anche perché viviamo una fase epocale proprio della storia della narrazione, stanno cambiando le strutture narrative, stanno cambiando i metodi di fruizione e il fumetto può dire la sua, essendo un mezzo espressivo ibrido, un vero mezzo espressivo multimediale. Credo che l'università sempre di più avrà a che fare con l'analisi, lo studio di quelli che sono gli aspetti più salienti del linguaggio del fumetto. Quello che stiamo cercando di fare noi con NUES è proprio questo, cercare di mettere in contatto delle realtà differenti. Quest'anno il Marocco, dove soprattutto nell'Istituto di Belle Arti di Tetuan si dà molta importanza al fumetto, visto come una delle forme espressive che può portare la cultura marocchina all'attenzione internazionale. Con la Spagna abbiamo avuto diversi autori che sono venuti a trovarci e altri che verranno. E quindi ci piaceva fare un po' il punto con l'Università di Cagliari, dove non a caso nasce un centro di ricerca che cerca di approfondire le tematiche relative alla graphic novel.